Guarda, presto, aiutiamo. Un nuovo caso si aggiunge alla dolorosa catena di delitti con l'assassinio del lottatore El Rayo, ritrovato annegato sulla spiaggia, assommano a 5 le vittime uccise dal misterioso assassino che sino ad oggi non è stato catturato. La polizia non ha potuto far nulla per evitare questa serie di crimini che sta terrorizzando l'intera popolazione. Questo annunciatore non perde l'occasione per gettare su di noi, senza tenere in considerazione le difficoltà del caso. Nessuna traccia, nessun movente, niente, niente. Già, ma purtroppo sono stati commessi delitti simili anche a Macao e a Hong Kong. E a quanto sembra hanno un legame con questi. Almeno così la pensa il servizio internazionale che ha incaricato un suo agente di scoprire le tracce dell'assassino proprio qui ad Acapulco. Sì? Il signor Mario Robles, ispettore. Fallo passare. Eccolo, è l'agente speciale. Buonasera. Buonasera. Piacere. Prego, si accomodi. Grazie. E allora, signor Robles, mi porta buone notizie? Sì, ispettore. Come le avevo accennato, ho parlato con la persona che può aiutarci e con la quale ho già lavorato e risolto molti altri casi. Sta parlando di Batuman? Proprio così. Le ho spiegato la situazione ed è disposta a collaborare con noi. Magnifico. Chi è questa donna? Beh, come, non sai chi è? No. È un po' difficile descriverla soltanto a parole. È una donna meravigliosa, ha un'immensa ricchezza e vive nella capitale. Ha messo la sua fortuna a disposizione della giustizia, lottando instancabilmente contro il male. Dotata di qualità non comuni, in breve tempo è riuscita ad eccellere in tutti gli sport. Sotto una maschera e con il soprannome di Batwoman è diventata una straordinaria lottatrice. E questo è tutto ciò che posso dirvi di questa donna eccezionale. Beh, credo che sia già abbastanza. Sarà davvero un piacere per noi conoscerla. Dovrai rassegnarti a vederla sempre con la maschera. Se la malavita la identificasse, la eliminerebbe immediatamente. Solo un'altra persona e io conosciamo la sua identità segreta e abbiamo giurato di proteggere il suo incognito a costo della nostra vita. Per le sue qualità di lottatrice, credo che sarà per noi molto conveniente, poiché non desterebbe sospetti farle iniziare le ricerche nell'ambiente dei lottatori, che a quanto pare sono i preferiti dell'assassino per qualche ragione speciale. E per salvare meglio le apparenze, ci accorderemo con il gestore dell'arena perché organizzi degli incontri di lotta qui. È un'idea magnifica. E quando arriva? Domani, penso verso mezzogiorno. Thank you.
Signorina, prego, signorina, che fa dici? Signorina, si tratta del medico di Torino. Non l'hai trovato. Un attimo solo, signorina. Un momento. Ci dica qualcosa, signorina. Chiudi la porta. Accidenti, ci ha piantato. Il caso deve essere piuttosto difficile, visto che hanno chiamato lei in aiuto. Già, sì, ma vedrete che lei lo risolverà. Ah, certo. Questo è il risultato dell'autopsia, ispettore. E cosa ha stabilito, dottore? Che gli hanno estratto la secrezione della ghiandola pineale, chirurgicamente. Esattamente come agli altri. Allora, l'assassino dovrebbe essere un medico. Ah, un chirurgo straordinario. Venite a vedere. Come osserverete, si vede una piccola cavità nel cranio della vittima. Probabilmente è stato usato il dispositivo di un sifone, proprio lì. Un buon lavoro. Ha lasciato appena il segno. Ma a cosa mira questo diabolico dottore facendo questi interventi? Lo ignoro. Sappiamo meno di questa ghiandola che di qualsiasi organo del corpo umano. Ma allora non possiamo fare nulla? Nulla. Tranne sperare che l'assassino commetta un errore. Un altro crimine. Hai preparato tutto, Igor? Sì, maestro. Bene. Alza il coperchio. Chiudi la vasca. Aumenta la pressione a 20 atmosfere. A 20 atmosfere, dottor Williams. Svelto, svelto, il pulsante automatico. Pronto? Sì, maestro. Ora! Una reazione. Igor, non ci resta che fare un nuovo esperimento per creare il nostro uomo pesce. Quando? Adesso, subito. Il più presto possibile. Abbiamo bisogno di un altro lottatore che ci fornisca più liquido pineale per il trapianto. Ma maestro, in questo momento è molto pericoloso. La polizia... Smettila! Il risultato è nelle nostre mani. Non possiamo fermarci, non possiamo rinunciare ora. Ma perché le occorre proprio un lottatore? Potremmo servirci di uno qualsiasi. Sì. Occorrono uomini atletici, uomini di suprema forza fisica, che ci garantiscano una riuscita perfetta. Così come io l'ho sognata. Presto, comunica con i nostri uomini. È di loro che mi trovino un altro esemplare. Loro sanno già dove cercarlo. Sono gli ultimi rimasti. Approfittate l'occasione. Approfittate. È un affare. Sono gli ultimi rimasti. Approfittate. Oggi comprate, domani incassate. Approfittate. La fortuna può essere vostra. Approfittate. Comprate la fortuna. Allora, don José, che novità? Vi porti buone notizie? Certo, su di me si può sempre contare. Ho dovuto mercanteggiare molto, però sono riuscito ad avere la barca a metà prezzo. Accidenti, che fenomeno. Vuoi andare a pesca? Sì, tutto il pomeriggio. Vado alla torretta e riporto dei pesci di questa grandezza. E allora buon divertimento. Grazie, no, cos'è, per il favore. Di niente, è un piacere essere utili. Bella gita questa, eh? Voglio vedere se riesco a acciuffare un pesce vela, un pesce spada, un pesce cane. Stop.
Ti ho fatto male, Smeralda. Neanche per idea. E grazie per avermi dato l'opportunità di incontrarmi con te. Sono a tua disposizione, quando vuoi. Grazie. Addio. È un'atleta meravigliosa, questa strana donna. Pronto? Mario, nessuna novità? Nessuna. I nostri uomini hanno perlustrato tutto il porto senza alcun risultato. E lì? Non mi sembra ci sia qualcosa di sospetto. E la gente che controlla il telefono ha novità? Nessuna. Bene. Bisognerà continuare così. Non ci sono altre piste. Resteremo in contatto. Va bene, ti saluto. Niente di interessante? Solo chiamate senza importanza. Ad ogni modo sarà bene controllarlo. Senza dubbio. Aspetti, stanno chiamando. Numero 3? Qui numero 1. Avverti il dottor Williams che ho sistemato l'affare per questo pomeriggio. Lo hanno preso. Ci sono riusciti. Guarda. Sì, sì, maestro, sì. Il numero uno è arrivato in questo momento con il nuovo donatore. Magnifico. È già tutto pronto per l'operazione. Che lo portino immediatamente. Portatelo dentro. Immobilizzatelo con le cinghie. Hai trovato qualche difficoltà? Nessuna, signore. Però già da 2 giorni Batuman si trova ad Acapulco. È una donna pericolosa. Può crearci dei problemi. Oh, non ti preoccupare. Dopo questa operazione andremo in un altro paese. Avanti, Igor. Presto, anestesia. A presto, Igor, sbrigati. Sposta la leva a sinistra. Adesso a destra. Fermalo, Igor. Lascia che si fermi. Pressione al massimo. Pressione al massimo. Sì, maestro.
Perfetto! Preparati, Igor! Tieniti pronto! Stai per assistere alla più grande scoperta del secolo! Dalle acque del mare oltre 400 milioni di anni fa emanò il principio della razza umana. Nacque alla vita il primo vertebrato, il pesce. Partendo da questo principio potremo risalire fino agli albori dell'evoluzione. E creeremo a immagine e somiglianza dei nostri primi predecessori una creatura umana anfibia. Guardi, guardi! Straordinario, straordinario, Igor! Un gran passo nella realizzazione del nostro progetto. Proprio così, maestro. Non c'è dubbio che ci riusciremo, vedrà. Che facciamo di quest'uomo? Eh? Che lo gettino sugli scogli, il più presto possibile. E ordina che approvvigionino la nave e avvertano la capitaneria. Partiamo appena sarà tutto pronto. Sta bene, provvedo. Qui è stata ritrovata la barca con la quale è sparito il lottatore svedese. Uh-huh. E senza lasciare la più piccola traccia, vero? È così. Se fosse affogato, il corpo sarebbe già riemerso. Non potrebbe essersi incagliato fra gli scogli? No, i sommozzatori hanno perlustrato tutto questo tratto, senza alcun risultato. Cosa bevi? Una limonata, per favore. E a me un'aranciata. Senti! È stata controllata la telefonata fatta dalla palestra? Mm-hmm, sì. E a chi appartiene quel telefono? A un biglietto. Ma il messaggio non era diretto a un dottore? Effettivamente esiste un dottore. Eric Williams. E chi sarebbe? Un tipo solitario che vive nel suo panfilo, il Rectilicus, da circa 6 mesi. È un neurochirurgo, ma non esercita la sua professione. Leziona pesci come passatempo e non fa amicizia con nessuno. Il dottore non riceve visite. Mi annuncio. Torno a ripeterle che il dottore non riceve visite. È molto meglio che se ne vada. Abbiamo una visita che ti farà molto piacere. Ciao. Ti trovo ogni giorno più bella, Gloria. E tu sempre più galante. Per me è la donna più bella del mondo, la più dolce e la più buona. Mettiamo da parte i complimenti che abbiamo un problema molto più importante da risolvere. Prima di tutto voglio congratularmi per il lavoro che state svolgendo. Ah, vi ho portato tutti i dati riguardanti il dottor Williams e il suo yacht Rectilicus. E effettivamente viene da Hong Kong e Macao. Come mai seguite questa traccia? Per la chiamata che è stata fatta dalla palestra al dottor Williams, per la sparizione del lottatore svedese lo stesso pomeriggio e per la particolare circostanza che il dottor Williams è neurochirurgo. Ho cercato di salire a bordo del Rectilicus, ma me l'hanno impedito. Se non si nascondesse mi avrebbe ricevuta. Darò ordine di far perquisire la nave. No, questo non possiamo farlo. Con quale imputazione? Tu sai che la legge ci impone di osservare sempre certe regole. Torno subito. Sì? Mi dica, ispettore. Bene. Arrivederci. L'ispettore ci informa che il Rectilicus si sta preparando per salpare domani. Bisogna agire immediatamente. Thank you.
Mani in alto! Cammina! Dobbiamo catturare quella donna quanto prima, a qualsiasi costo. Ma maestro, lei dimentica che non conosciamo la sua vera identità. È un problema che riguarda solamente voi. Usate il cervello. Escogitate un sistema per scoprire chi sia. E il più presto possibile. Adesso non mi importa di niente. Voglio vendicarmi di quella maledetta donna. Ai. Mi rallegro, Esmeralda. Sei ogni giorno più brava. Grazie ai tuoi consigli. Arrivederci. Addio. Gli ultimi biglietti, acquistatevi la fortuna. Ti accompagno, Esmeralda? Ti ringrazio, ma mi passano a prendere. Ah, bene. Divertiti. Ti vediamo domani. A domani. Sei matto! Vuoi ammazzarla in pieno giorno? Seguiremo il mio piano. Andiamo. Aspettiamola, deve passare per di qua. Impossibile individuarla fra tante donne. Non importa, ora sappiamo qual è la sua macchina. E sfrutteremo questa occasione. Tu non pensi ad altro. Non riesco a togliermi quest'idea dalla testa. Potrei giurare che in quell'acquario c'era un uomo pesce. Sembra incredibile, vero? Se tutto questo lo hai visto attraverso la serratura, è probabile che ti sia sbagliata.
Scommetto che quello che hai visto è semplicemente un pesce. Può darsi, ma niente mi impedisce di avere i miei dubbi. Non mi dire che pensi di tornarci. No, ora sarebbe troppo pericoloso. Oh, brava. Così va bene, un'altra volta non prendere iniziative senza avermi prima avvertito, capito? Bene, non mi resta che andarmene, ordini superiori. Vi auguro tutta la fortuna del mondo. Ne avete bisogno. Ne abbiamo bisogno sul serio. E se non ci rivedrai più, ricordaci con tanto affetto, mi raccomando. Capitano? Sì, Diaz, dimmi. Permetti un momento. Che succede? Grazie. Prego. Devo andarmene. È accaduto qualcosa? Così sembra. T'accompagno? No, no, vestiti con calma. Più tardi ti chiamerò al telefono. Andiamo. Aumenta la velocità e mettetevi le Buttate le armi!
Indietro! Avvertirò il comando che vengano a prendervi. Portiamolo in un posto solitario. Mi sparate alle spalle. Sarebbe la cosa migliore per lei. Ma le serviamo qualcos'altro. La polizia! Scappiamo! Ha gli stessi sintomi degli altri, dottore? Sì, capitano. Intervento al cervello con estrazione del liquido pineale. Ci sono ancora dubbi che il colpevole sia quel miserabile del dottor Williams. Non ti basta questa nuova vittima. Chi se non lui può aver ordinato l'attentato che per poco mi costava la vita? Ci sono troppe coincidenze che tu non prendi in considerazione, Mario. Calmati e cerca di capire la mia posizione. Non abbiamo alcuna prova per procedere legalmente contro di lui. Ora! È stata collocata. Gli uomini risalgono, maestro. Aspetteranno a una distanza prudente mentre irradiamo. Quando l'uomo pesce raggiungerà la sua misura, lo porteranno qui. Siamo intesi? Pronto, Igor? Adesso!
Libero al 102. Igor. Sì. Bloccalo con le cinghie al materasso umido. Sì. E proibisci di entrare in quello scompartimento. Sì, certo. Lo sai, Igor. Voglio cominciare la seconda fase del mio progetto. E il più presto possibile. Quale sarà la seconda fase, maestro? La creazione di una donna pesce. E non ho bisogno di dirti a chi toccherà. Morirai tu! Muori! 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 Igor! Dammi muori! Qua! Sei pronto! Muori! Imbecille! Per fortuna è ancora in vita! Sembra tutto molto tranquillo, Mario. Mm-hmm. Credo che sia il momento giusto per dare uno sguardo. Non ti dai per vinta, vero? Giammai. Inoltre, ricordati che quella del dottor Williams è l'unica pista che abbiamo. Maestro, vuole venire? Guardi. Vuoi che ti accompagni? No, non è necessario. Con questo apparecchio puoi avvertirmi se vedi che qualche motoscafo si allontana dal Panfilo. Sì. E segnalarmi se c'è pericolo, va bene? D'accordo, sta attenta. Sono sicuro che quella non può essere altri che Batuman. Ci è sempre sfuggita, ma questa volta è arrivata la sua ora. Cosa pensa di fare? Vieni con me. Sì. Libererò Itticus. Darò a lui l'incarico di portarmela. La trasformerò in una donna pesce. Ascoltami bene, Itticus. Voglio che mi porti la donna che sta nuotando sott'acqua. Hai capito? Prendila. Diventerà la tua compagna. È il destino che le ho riservato. Se non lo fai, il tuo castigo sarà questo. Ecco. Basta così, Igor. Innesta l'uscita in mare. Thank you.
torcia subacquea. Lo vuole bruciare. Maestro, Iticus ha paura del fuoco. La torcia si sta spegnendo. È stato un incidente. Maledetto, ha dato fuoco alla benzina. Se ne vanno, Igor! Se ne vanno! È una cosa del tutto incredibile. Davvero, non riesco a spiegarmi che razza di creatura fosse quella. Spero che ora sarai convinto che ho visto un uomo pesce identico a questo nel laboratorio del dottor Williams. Ah, certamente, però tu mi hai detto che quel campione era molto più piccolo di quello che abbiamo visto. Sì, d'accordo. Ma c'è da supporre che se quel tipo ha potuto farne uno piccolo, può averne fatto anche uno grande, no? In tutti i modi è arrivato il momento di entrare in azione. Avvertirò l'ispettore, così con un gruppo di agenti distruggerà la nave. E che gli racconti? Che hai visto un mostro con aspetto umano e corpo da pesce? Nessuno ti crederà, Mario. È vero anche questo. E allora, che accidenti possiamo fare per uscire fuori da questa storia assurda? Ci siamo, Igor, ci siamo! Questa volta non possiamo sbagliare, guarda! Questo apparecchio attaccato a una stoffa emetterà onde sonore che Iticus capterà attraverso un metallo microscopico che li innesteremo alla base del cervello. Il numero uno sarà incaricato di attaccarlo al mantello di quella donna. E dopo sarà facile localizzarla. Voglio che sia precisamente Iticus a riportarmela. Sì. E poi la mia vendetta sarà terribile, terribile! Aspetteremo la mezzanotte per liberare Iticus. Si può sapere che cosa c'è? Una coperta. Per fare che? Mango con te questa notte. Non credo che sia prudente lasciarti sola dopo tutto quello che è successo. Ah, via, Mario, per favore. Non discutere. Va bene.
suono è cessato e l'apparecchio trasmittente si è bagnato. Questo vuol dire che Itticus è entrato in mare con lei. Ora lo obbligheremo a ritornare. Dirigilo. È urgente avere quella donna in nostre mani. Mario, come stai? Mario, rispondimi. È il mostro. Se n'è andato. È tornato in mare. Ha una forza incredibile, ma perché è venuto da te? Ti devo confessare che è stata tutta colpa mia. Ma che dici? Qualcuno ha attaccato un trasmettitore al mio mantello e ho creduto che servisse ai nostri nemici per seguire le mie tracce. Ma mi ero sbagliata. Non avrei mai pensato che poteva dirigere il mostro verso di noi. Mi spiace tanto, Mario. Non ti preoccupare. L'importante è che noi siamo salvi. Vieni. Andiamo. Maledizione. Perché Itticus non ha portato a termine il suo incarico? Doveva tornare con quella miserabile donna. E invece niente. Perché? L'avevo progettato così bene. Qualcosa non ha funzionato? Sì, sì, è evidente. Ma non riesco a capire cosa. Dobbiamo catturarla a qualsiasi costo. C'è. Quella donna rappresenta un pericolo per noi. Dobbiamo trovare il sistema di eliminarla. Un momento. Lei lavora in stretta collaborazione con l'agente speciale Robles. È così. È certo che se catturiamo la gente, lei cercherà di liberarlo. Uh-huh. E allora sarà proprio in quel momento che noi... Sì, ci sono molte probabilità di riuscita e dobbiamo assolutamente tentare. Ehi, guardi là. Sembra un incidente. Andiamo. Mani alto! Che vuole? Perquisiteli. Fermi, fermi! Ma che volete? Portateli via. Muoviti, Kevin Portman. Cammina, andiamo. Muoviti. Infilatevi dentro! Svelti, dentro! Il capitano Robles e l'ispettore sono nelle nostre mani. Se vuole ritrovarli vivi, non avvisi la polizia. Venga da sola allo yacht che lei conosce. Si ricordi, se non segue alla lettera queste istruzioni, i suoi amici non avranno scampo, moriranno. Perdonare la scomoda posizione in cui vi trovate, giovanotti. Però vi prometto che quando arriverà la vostra amica, finirà il vostro martirio. E lei crede che venga in nostro aiuto? Naturalmente. Secondo le notizie, lo ha già fatto in altre occasioni. Perché non dovrebbe farlo ora? È tutto pronto, Igor? Tutto pronto. Come vedrà, capitano, siamo pronti per ricevere degnamente la sua salvatrice.
ragazza che aspettavamo è arrivata. La stanno portando da lei. Magnifico. Visto che non mi ero sbagliato, finalmente, finalmente è nelle mie mani. Siete sicuri che sia venuta sola? Sì, maestro. Eccellente. Signori, voi avete rappresentato per me un gran problema, ostacolando i miei esperimenti. E nonostante questo, ho deciso di utilizzare la vostra meschina esistenza per un destino grandioso. Guardate. Il liquido pineale del vostro organismo servirà per creare due nuovi esemplari, come quello che vedete ora, e che ho battezzato col nome di Itticus. E con questa maledetta che trasformerò in un mostro, creerò la prima donna anfibia. Andiamo, mettetela sul tavolo operatorio. Lei è proprio una stupida! Non si rende conto che non ha scampo e quindi è inutile resistere. Andiamo, la opereremo immediatamente, Igor. Sarà interessante vedere come una donna sopporta una simile operazione. Il liquido pineale si estrae finché non sopravviene la morte. Fino ad oggi nessun uomo l'ha sopportata. Però a volte il genere femminile è il più adatto per poter effettuare certi esperimenti. Ci sono molti precedenti clinici. Ma lei è pazzo. Chissà. Ma dopotutto solo un'invisibile linea separa la pazzia dalla genialità. Tutto pronto. Numero uno, che i tuoi uomini montino di guardia. Venite con me. Anestesia? Pentotal, poi ciclopropano. Bene. Voi sarete i primi estranei che avranno l'onore di presenziare all'operazione chirurgica che procede alla trasmutazione, mediante il trapianto del liquido pineale, di un essere umano in pesce. È arrivato il gran momento. Mia cara, lei passerà alla storia insieme al mio nome. Temo di dover scoprire la sua identità segreta. Mentirei se dicessi che non desidero vedere la sua bella faccia. Igor, toglile la maschera. Di qui a svelta, Mario. Questo yacht salterà in mille pezzi. Andiamo. Mi spiace contraddirti, Tony, ma la provvidenza non c'entra affatto. Ricordi quell'apparecchio trasmittente che mi attaccarono al mantello l'altra notte? Naturalmente. E se le tue deduzioni fossero state inesatte? Siamo morti tutti. Molto semplice, no? Le donne.